a tempo di swing. Ci affidiamo come sempre al nostro disco magico, vediamo che cosa sceglierà per noi la nostra Magic Picker. Sabato pomeriggio! Che bello! Cosa posso fare per te? Ciao a tutti, bentornati anche oggi sul mio canale, anche oggi per un vlog che è dedicato alla storia degli show televisivi, dei programmi musicali televisivi della televisione italiana. Per scelta, attualmente mi sto dedicando principalmente agli anni 80, infatti anche oggi parleremo di due programmi televisivi che a mio parere sono famosissimi, invece questi perché me li ricordo. Uno che è andato in onda per svariate stagioni, tra l'83 e l'86, l'altro invece in una unica stagione nel 1987, ma sono due programmi veramente famosissimi a mio parere. Se vi piace l'argomento relativamente alla storia degli show televisivi, programmi televisivi, vi consiglio di andare nella playlist dedicata, troverete tante storie di programmi televisivi, in alcuni casi anche delle serie, un po' lunghe ma molto belle, che raccontano programmi storici della televisione. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, anche oggi vi auguro la buona visione e chiaramente benvenuti sul mio canale. Il primo programma di cui parliamo è un programma veramente molto particolare, che è andato in televisione tra l'83 e l'86. Era un programma varietà musicale erotico, pensate, andava in onda infatti di sera un po' tardi su Rai 2 e si chiamava Il Cappello sulle 23, programma televisivo che è andato in onda dal 1 gennaio dell'83 al 27 settembre dell'86 nel palinsesto delle trasmissioni di seconda serata del sabato sera. Questo programma era trasmesso dallo studio Fiera 3 di Milano, ricostruiva l'atmosfera dei nightclub dell'epoca ed era caratterizzato da un alto contenuto di erotismo, considerati i canoni Rai del tempo, che sono quelli di oggi. Oltre ai numeri musicali, di danza, di illusionismo, ospitava diversi striptease, pensate, che pur nei limiti di una presentazione molto elegante, in realtà arrivavano comunque al nudo integrale, roba da matti, sulla Rai. Le spogliarelliste più famose di questo programma sono state Serena Grandi, Pamela Prati e Rosa Fumetto. Nell'estate dell'83 e nell'estate dell'84 è andato in onda Viaggio nel cappello sulle 23, con lo scopo di curiosare dentro il cappello e pescare i momenti migliori. Rosa Fumetto, sei veramente una maga russa. Sai, l'esibizionismo, come lo sento io, è sentirmi in primo piano. Io credo che più che altro voi non la cerchiate. Ma c'è secondo te? Sicuramente. La prima stagione andò in onda dal 1 gennaio al 23 luglio dell'83, era curata da Alberto Argentini, era costituita da 26 puntate dirette da Fernanda Turvani e poi da Mauro Macario dopo, con musiche originali composte da Pino Presti per le prime puntate e da Aldo Buonocore per quelle dopo. Lo spettacolo era prevalentemente a carattere musicale, c'erano ospiti italiani e internazionali e anche qualche concessione di atmosfere da nightclub. I primi conduttori per 4 settimane sono stati Gino Paoli e Ombretta Colli. Nella seconda edizione 34 erano le puntate, andarono in onda dal 15 ottobre dell'83 al 18 o agosto dell'84. Era ancora curata da Alberto Argentini con la direzione musicale di Aldo Buonocore, la regia di Mario Landi e poi dopo di Mauro Macario. La conduzione passò a Paolo Mosca e a partecipare con lui c'era Federico Monti Arduini, che contribuirono anche ai testi di questo show e con la partecipazione anche della cabarettista Livia Cerini nei panni dell'improbabile seduttrice sex symbol degli anni 90. La terza stagione ebbe 28 puntate dal 3 novembre dell'84 al 27 luglio dell'85, curata da Raul Morales, Nini Di Lauro e diretta da Angelo Zito e poi da Mario Landi dopo. La quarta stagione, 29 puntate, dal 9 novembre dell'85 al 27 settembre dell'86, scritta da Federico Monti Arduini, Paolo Mosca, Raul Morales, diretto dallo stesso, presentato da Federico Monti Arduini, Paolo Mosca e Rosa Fumetto.
Questo era lo scandalosissimo programma Rai 2 degli anni 80, Il cappello sulle 23. La notte. Canzonissime è stato un varietà televisivo del sabato sera di Rai 1. Una sola edizione hanno fatto di questo programma. Era condotto da Loretta Goggi, andava in onda nella primavera del 1987 alle 20:40. Perché il disco compie quest'anno il suo centesimo anniversario. E io credo che un mondo senza musica sarebbe davvero triste. Buon compleanno, disco! Il programma Canzonissime, trasmesso dallo storico Teatro delle Vittorie di Roma, fu un omaggio alla musica italiana e ottenne veramente un grandissimo successo di ascolti, grazie anche al fatto che ebbe un altissimo budget per farlo e fu messa a disposizione dalla Rai. 40 ospiti di grande richiamo a puntata, scene, balletti, costumi sfarzosi. I cantanti non vennero solo a promuovere i loro dischi, ma partecipavano anche attivamente alla trasmissione, liberi di fare quello che volevano. L'intento era quello di celebrare la musica leggera italiana, festeggiare il centesimo compleanno del disco, che appunto fu creato nel 1887, ricostruendone la storia attraverso quella delle varie case discografiche che operano e operavano in Italia. Mi raccomando, non mancate l'appuntamento con Canzonissime, questa sera fredda su Rai 1 per la regia di Gianni Bretti. In realtà il motivo principale per il quale nacque questa trasmissione della Goggi era quello di dare una mano all'industria discografica italiana, perché in quel momento viveva uno dei suoi crisi più grandi, dovute alla proliferazione della pirateria musicale, come ricorderete, ma soprattutto si voleva anche mostrare, ecco, un lato inedito dei cantanti attraverso i loro ricordi, le loro esperienze, al di là appunto di una semplice esibizione o promozione di disco. Moltissimi saranno gli artisti che saranno chiamati anche semplicemente come ospiti e non necessariamente come cantanti. Ci penserà Ezio Radaelli a portarli alla Goggi in questa trasmissione, perché lui, grandissimo organizzatore del Cantagiro e anche di Sanremo insieme a Ravera, di contatti ne aveva tantissimi e portava tutti questi artisti alla Goggi per questa trasmissione. Un nodo in gola che mi assale, che così se non va. Questa trasmissione, concepita per il giovedì sera, venne spostata al sabato in seguito al passaggio di Baudo alla Fininvest. La scelta si rivelerà vincente perché questo programma, oltre a registrare un grande riscontro di pubblico, batterà sistematicamente il varietà rivale su Canale 5, perché su Canale 5 il programma rivale era Sandra Raimondo Show, condotto chiaramente da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. I costi vivi di Canzonissime si aggirano sui 300 milioni a puntata, mentre la prima, la più lunga di tutte quelle altre, costò 600 milioni di lire. Le autrici di questa trasmissione sono state Serena Dandini, Carla Vistarini, Valeria Moretti, ospiti fissi Dario Salvatori e poi Daniela Goggi, che tutte le settimane presentava una rubrica per bambini che si chiamava Discolina, dedicata alla musica dei più piccoli, e poi c'era anche il duo comico composto da Malandrina e Veronica, che nella prima puntata interpretavano una coppia di boss del giro delle cassette false, le principali imputate della contingente crisi del settore. E poi c'era anche il duo musicale di Antonio e Marcello, che rinnovavano i fasti del musichiere con il gioco dal titolo Il Canzoniere. Alcuni degli spettatori presenti in studio inoltre venivano coinvolti in un gioco in cui dovevano indovinare un motivo musicale in chiave cifrata. La Goggi approfitterà di questa varietà per presentare nel corso delle puntate un suo nuovo album che si chiama C'è Poesia 2. Conterrà la canzone La Notte, che poi verrà utilizzata come sigla di questa trasmissione. La regia di Canzonissime era affidata a Gianni Brezza
la sigla La Notte, una canzone molto bella scritta per la Goggi da Mango e Salerno. Allora, trasmissione bella, io me la ricordo, l'ho guardata, come ho guardato anche l'altra, chiaramente, anche se ero molto giovane, ma ero curioso e perciò guardavo anche il cappello sulle 23, voglio essere sincero. Ma oltre a questo, Canzonissime fu un programma che a me piacque tanto, perché c'erano tantissimi cantanti ospiti, era un programma davvero dove si cantava, molto musicale, poco spazio c'era peraltro, e ricordo che era molto bello, assolutamente sì. Se come me anche voi siete appassionati con i programmi televisivi musicali, vi ricordo nel mio canale, se andate a guardare, c'è una playlist che si chiama proprio La storia degli show musicali e programmi televisivi. Entrate lì perché all'interno ci sono tanti blog dedicati, anche delle serie intere di programmi mitici della televisione, perciò vi consiglio di andare a vedere, sempre se vi piace chiaramente l'argomento. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, io vi aspetto come sempre la prossima volta. Ciao da Ale.